Le foto che giravano su WhatsApp quando si è completato il mercato del Cagliari con Messi che guarda stralunato e la nuvoletta, cosa sta guardando Messi? Il centrocampo del Cagliari, eh? Cioè, un Cagliari che si è rinforzato, un Cagliari che ha avuto una falsa partenza, ma ci riprenderemo, vero Luca? Assolutamente sì, è stata fatta un'ottima campagna acquisti da parte della società. Ci siamo sicuramente rinforzati perché, come sappiamo, gli obiettivi della società sono quelli di poter crescere, di potersi migliorare giorno per giorno e questa appunto è la strada che vogliamo percorrere. Purtroppo come il calcio non è una, insomma, una regola matematica, quindi le false partenze possono accadere, però stiamo lavorando per poterci amalgamare bene, per poter far inserire al meglio i nuovi arrivati e farli rendere al meglio per le qualità che hanno. E sono convinto che sicuramente sapremo riprenderci, sapremo percorrere la strada giusta che ci porterà, insomma, dove vogliamo arrivare. Ne siamo assolutamente certi. Luca Ciupitelli, capitano, dicevamo, in un anno molto speciale, l'anno del centenario. Sì, un anno speciale, i 100 anni di questa società. Per me è un grande onore potermi essere capitano, un grande onore e una grande responsabilità che cerco di poter fare in modo di trasmettere quello che ho imparato da tutti gli altri, cioè quello che significa per essere il Cagliari, rappresentare il Cagliari. Come sappiamo non è solo una semplice società di calcio, rappresenta non solo una città ma tutto un intero popolo. Quindi è quello che c'è, una responsabilità tripla. Sì, esatto. Allora lì tu, ci sono due signori, uno è Raja Nainggolan, il ninja che si gira, e l'altro è Giovanni Simeone è appena arrivato, il per il ninja invece è un ritorno. Allora, com'è stato riavere il ninja in squadra? È stato bello, perché grandissimo giocatore, però anche un gran ragazzo, quindi ci aiuta tutti i giorni con la sua esperienza a poter crescere, quindi lo ringraziamo, ma sappiamo quanto ci può dare e quanto ci potrà dare. Allora Andrea, una domanda per Luca, vieni, avvicinati Andrea col tuo microfono se vuoi, ecco qua, credo sia, allontanati dalla cassa. Luca, complimenti prima di tutto per la tua carriera e per l'attaccamento alla maglia del Cagliari. Io volevo chiedere, dal difensore centrale, che sembra essere un po' in questi ultimi anni il ruolo un po' più contestato, ma che è uno dei più difficili, qual è il compagno che ti dà maggior affidamento nel ruolo dei due centrali della difesa? Subito la domanda così facile. Occhio come rispondi, no, e poi loro riferiscono. Inizierò questa domanda perché mi trovo bene con tutti i miei compagni, ho sempre detto così, ma è la verità. Non importa chi ti trovi di fianco, perché lavoriamo sempre, giriamo durante gli allenamenti, ci alleniamo con tutti e quindi l'affiatamento è veramente con tutti. Poi stare in vista della scelta. Senti, sembra che ci sia una serie di infortuni dei centrali difensivi della nazionale anche. No, non parlavo di te. Allora, qualche pensierino per la nazionale, visto che qualche posto si sta liberando? Ma un pensiero lo si fa sempre, è giusto farlo, perché penso sia l'obiettivo di ogni giocatore, è anche il mio, spero di un giorno poter indossare quella maglia. Lavoro tutti i giorni per il Cagliari, ma sarebbe un giorno poter indossare la maglia azzurra. Grazie Andrea. Luca Ciupitelli, lo riavremo quando poi chiamiamo sul palco anche Simeone e Raja. Ti premia Agostino Deiana, Intesa San Paolo, e Giuseppe Anisani, vicepresidente Ussi Sardegna. Prego ragazzi. Prima del premio guardiamo un attimo il video. Sergio. Capitano del Cagliari,
E nel frattempo salutiamo anche il presidente Giulini, eccolo lì, salve presidente, buonasera. Grazie.